Parigi, seconda metà dell'Ottocento. La guerra civile impazza. E Daniel Piper, fotografo americano, ha deciso di immergersi nel tumulto per documentarlo. E anche per un altro motivo. Suo padre era molto amico di Karl Marx. E lui spera, in mezzo al caos che la Francia è diventata, di riuscire a rincontrarlo. Sangue e plusvalore di Luca Cangianti è un romanzo avvincente, nel quale gli uomini non devono combattere solo fra di loro, ma anche contro la furia di demoni, lupi mannari e chi più ne ha più ne metta. Il vero succhiasangue, però, non è un'orrida creatura, ma è il capitale, dalle sembianze vampiresche, che il filosofo di Treviri si troverà ad affrontare sia fisicamente sia filosoficamente, con la lingua e anche con l'ironia. Cangianti scrive un libro denso, ma non pesante, nel quale la metafora e la critica sociale si servono del ritmo narrativo senza smorzarlo. Di che si nutre la mostruosa macchina industriale? Del saggio di profitto o della vita degli operai?